i problemi di udito sono sempre più diffusi, sia tra gli anziani che nelle fasce d'età più giovani. Tanto che un report dell'OMS avverte che nel 2050 un quarto della popolazione sarà colpito da quello diventato un fenomeno generalizzato. Gli investimenti in prevenzione porterebbero a grandi risparmi. Si calcola che per ogni dollaro dedicato alle cure preventive se ne risparmiano 16 per spese future più importanti. Solo in Italia oltre 7 milioni di persone vivono tale disagio, spesso difficile da affrontare. Il problema di udito è ancora visto come un tabù, ok? Quindi le persone non accettano di avere un problema di udito. Sotto i 30 anni non si ha consapevolezza del rischio di sentire le cose a un volume eccessivo, quindi non hanno percezione del problema, come in tanti altri ambiti di salute. Banalmente, anch'io da giovane non pensavo sicuramente ai rumori forti, andare in discoteca, non mettermi vicino alle casse, a non avere le cuffie con la musica alta per strada, non ci si pensa, quindi è una cosa banale che però purtroppo porta a problemi successivi. Anche in ambito uditivo, la prevenzione può accertare eventuali patologie più complesse. Dietro alla perdita dell'udito può nascondersi una problematica più gravosa che, se diagnosticata nei tempi giusti, può essere gestita e anticipata nel suo sviluppo. Il problema di udito può essere legato semplicemente alla vecchiaia, quindi al decadimento delle cellule uditive che si deteriorano nel tempo, e questo capita a tutti o prima o dopo, però può essere anche sintomo di altre patologie uditive che soltanto uno specialista può diagnosticare. E inoltre la perdita uditiva è importante riscontrarla in tempo, quindi fare prevenzione, perché può accelerare oppure può proprio favorire altre patologie che possono essere, per esempio, la demenza senile. L'ipoacusia non causa la demenza, ma può farla, se c'è già latente, può anticiparla. L'ipoacusia è la perdita uditiva, è il termine medico che si riferisce appunto a un calo dell'udito, che può essere monolaterale o bilaterale. Quali sono i passi da compiere per chi crede di avere problemi di udito? Il primo approccio quando non si ha un problema uditivo è fare un controllo dell'udito, che sia in un centro acustico oppure da uno specialista, o pubblico o privato. Noi consigliamo di fare lo screening almeno una volta all'anno. Per esempio, da noi di Audiocliniche si fanno gli screening gratuiti, è un esame molto semplice, non invasivo, che dura più o meno una quindicina di minuti. E lì si valuta appunto la presenza o meno di un'ipoacusia. Ma quali sono le soluzioni nel caso si riscontrassero problemi all'udito? Fondamentalmente ci sono due tipi di apparecchi acustici: retroauricolari, quindi esterni, e intraauricolari, interni. La maggior parte delle persone tutt'oggi ancora vuole quelli interni, perché si vergogna di avere gli apparecchi acustici, di indossarli, quindi c'è ancora un tabù. Bisognerebbe sfatare un po' questa cosa, perché adesso gli apparecchi acustici sono resi molto piccoli, estetici, e addirittura si avvicinano anche ad altri dispositivi tecnologici, come possono essere le cuffie wireless. Quindi come vengono indossati altri dispositivi, senza vergogna, anche dai più giovani, non c'è motivo per cui non poter usare un apparecchio acustico. Tutto parte dalla perdita uditiva. Quindi prima si guarda l'esame, e dall'esame, anche in base appunto alle esigenze del paziente di vita quotidiana, si sceglie l'apparecchio acustico più adatto. Piccolo non significa migliore, neanche a livello qualitativo e neanche a livello tecnologico. Negli ultimi 20 anni sono stati fatti passi da gigante nella produzione degli apparecchi acustici. Come si sceglie quello più adatto? Le migliori tecnologie devono essere supportate ovviamente da un audioprotesista. Il rapporto con l'audioprotesista è fondamentale, perché un centro acustico non è semplicemente un centro dove si acquistano dei dispositivi, ma l'audioprotesista deve seguire il paziente durante tutto un percorso riabilitativo. Sicuramente scegliere tecnologie
avanzate aiuta a raggiungere al meglio l'obiettivo. Il rapporto con l'audioprotesista è fondamentale, si deve proprio instaurare un rapporto di fiducia che poi dura negli anni. È vero che gli apparecchi acustici in media hanno una vita di 5 anni, tuttavia il rapporto con l'audioprotesista dura tutta la vita, finché uno ha voglia di sentire bene. L'udito è un organo di fondamentale importanza per l'essere umano, da tutelare costantemente per assicurargli una vita sana e duratura. I rimedi alla perdita dell'udito sono molteplici, con le nuove tecnologie capaci di supportare al meglio le persone. I centri acustici come Audioclinic possono risolvere numerose problematiche e migliorare la qualità della vita a tutte le fasce di età.